Ciao amici, bentornati! E vi do il benvenuto nei laboratori di A Casa come a Dinamo. Io sono Martina e oggi costruiremo insieme un altro bellissimo strumento musicale. Siete pronti a fare insieme delle bellissime maracas? Ma prima di incominciare vi voglio ricordare di utilizzare nei vostri post social l'hashtag A Casa come a Dinamo e di mandarci una mail con tutte le vostre creazioni all'indirizzo acasacomeadinamo@gmail.com. Bene, vediamo che cosa ci serve per creare queste bellissime maracas. Ci occorrono 2 cucchiai di plastica, un palloncino, un ovetto vuoto, di quelli degli ovetti di cioccolato, un po' di ceci secchi, ma pochi, e dello scotch. Io ho trovato questo scotch carino colorato, però va benissimo anche lo scotch carta o lo scotch trasparente. E un paio di forbici. Incominciamo. Per prima cosa mettiamo i ceci dentro all'ovetto e lo chiudiamo. Perfetto. Poi andremo a mettere l'ovetto in mezzo ai 2 cucchiai, in questo modo qui. Per tenerlo fermo, tagliamo un pezzettino di scotch e andiamo a fissare l'ovetto dentro ai 2 cucchiai. Cerchiamo di tenere i manici pari. Non importa che sia perfetto, la cosa importante è che tenga fermi intanto i 2 cucchiai. Dopodiché andremo a tagliare la base del palloncino all'incirca qui e andremo a metterlo sui cucchiai come se fosse un cappello. Ecco qua. A questo punto prendiamo di nuovo lo scotch e andiamo ad avvolgerlo tutto intorno ai manici dei 2 cucchiai. Se lo fate con lo scotch di carta, dopo lo potrete anche colorare e decorare come più vi piace. Se fate con lo scotch trasparente, dopo potete attaccarci sopra degli adesivi che vi piacciono, oppure colorarlo con le tempere. Ecco qua. Ecco, la nostra maracas è pronta. Bene amici, spero che anche questo strumento musicale vi sia piaciuto. Mi raccomando, mandateci tutte le vostre foto alla mail acasacomeadinamo@gmail.com. Ricordatevi che sul canale di YouTube ci sono tantissimi video e tutorial per fare delle bellissime attività insieme. Bene, io vi saluto e vi aspetto presto. Ciao!